Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Questo tema della Giornata Mondiale della Gioventù di Parigi del 1997 è forse uno dei dialoghi più brevi che noi troviamo nel Vangelo tra i discepoli e Gesù. E tra l'altro è costituito da una domanda, se ci pensate, anche molto semplice, banale. Quante volte l'abbiamo fatta noi questa domanda? Dove abiti? A quante persone l'abbiamo chiesto? E la risposta di Gesù a questa domanda è una risposta enigmatica, che però nasconde un senso profondo, e lo vedremo. Ma mi voglio fermare un attimo sulla domanda: Maestro, dove abiti? Perché nella sua semplicità questa domanda di fatto nasconde una dei desideri più profondi, più belli, più grandi che l'uomo conserva nel cuore, l'uomo di ogni tempo. È il desiderio della pienezza, è il desiderio della sazietà, è il desiderio della gioia straripante, il desiderio della meta che viene prima intravista. Noi camminiamo tanti anni, intravediamo la meta e poi finalmente la possiamo toccare. Guardate, questo senso di pienezza è tradotto un po' nella Bibbia sempre. Ricordate le parole del vecchio Simeone quando dice: ora lascia, o Signore, dopo aver visto Gesù, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Sono arrivato, basta. Ho raggiunto questa sazietà e questa pienezza a cui ho sempre anelato. E Paolo gli fa eco in qualche modo con quelle parole che esprime nella seconda lettera a Timoteo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno. Paolo è un uomo plasmato nel bene e nel male dalla vita, ma è un uomo felice, è un uomo felice. E questo è ciò a cui noi tutti aneliamo. Questa domanda è una domanda semplice, breve, ma descrive tutto il desiderio di una meta, perché, cari fratelli, l'uomo non è fatto per essere un randagio, per andare in giro senza una direzione, ma per essere un pellegrino, un pellegrino. Noi siamo chiamati ad essere pellegrini. Quanti ce ne sono qui di pellegrini? Sempre sulla strada, sempre in cammino, ma sempre orientati verso una dimora tangibile. La risposta di Gesù è una risposta in attesa. Questi discepoli avevano grandi attese, e lui che gli risponde? Ma avesse citato almeno un paesino, un borghetto, un nome di una grande città o piccolo, è uguale, niente. Gesù non risponde con un luogo preciso, ma dice: venite e vedrete. Richiama questo senso del mistero, questo senso della dinamicità della vita. E in verità la risposta di Gesù è una risposta illuminante, poiché ricorda ai discepoli che è una utopia pensare che la felicità, che la pienezza si trovi in un luogo specifico, in un luogo ben preciso, magari sempre diverso da quello in cui noi siamo, perché succede sempre così. Sembra che felici siano sempre gli altri e che nella nostra vita non ci possa essere felicità. Al contrario, Gesù dice ai discepoli e a ciascuno di noi che ogni luogo nel quale è il Signore è un luogo di gioia e di pienezza. Gesù dice a ciascuno di noi che ogni luogo dove il Signore si incarna
attraverso un gesto di tenerezza di qualcuno, una parola buona di un altro, il silenzio rispettoso di un altro ancora. Ciascuno di questi luoghi e di tanti altri è una dimora di felicità. Persino i luoghi più paradossali e improbabili possono esserlo. Questa sera noi pregheremo i misteri del dolore, ebbene anche l'abbandono, il tradimento, la violenza, il giudizio, la condanna, tante morti che possiamo attraversare, anche tutto questo, cari fratelli, vissuto con Gesù nella fede, può essere un luogo di pienezza, perché può diventare un grande spazio di perdono. E noi lo sappiamo cos'è il perdono. Il perdono è la più fantasiosa ed esuberante espressione dell'amore, che riscalda e sazia sempre ogni cuore. La Vergine Maria, che preghiamo questa sera e che, come tutte le mamme, conosce in un modo unico tutti i lineamenti del volto e dell'anima di Gesù, ci aiuti a riconoscere in ogni situazione della nostra vita la presenza del Figlio suo, per avere la certezza che anche quello è e sarà una dimora di felicità. Amen.